così fatto tormento. Erano dannati i peccatori carnali che la ragion sommettono al talento e come gli storni ne portano l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di Hai visto cosa c'è nel frigo? No, cosa? Quinto piano, interno 17. Va bene, ciao caro. Ti ho comprato il gorgonzola? Grazie. Lo mangiamo questa sera a cena, ti va? Ciao. La prima di color di cui novelle tu vuoi sapere, mi disse quelli all'otta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta. Quando Michelangelo parla del corpo umano come del carcer terreno dell'anima immortale, egli insieme trasmette questa metafora nelle torturate positure della lotta o della disfatta. In Leonardo, le cui figure sono altrettanto libere da ogni impaccio quanto quelle di Michelangelo sono inibite, l'anima non è imprigionata mediante il corpo, ma il corpo è imprigionato per mezzo dell'anima. Tu con chi sei più d'accordo? Togli quel libro adesso, riprendiamo domani. Buongiorno. Salve. Arrivederci Giovanni. Ciao Caterina. Arrivederci.
aspetti la mamma? No, mia sorella. Ah, quella che ti accompagna sempre è tua sorella. Guarda che se ti guardo non ti mangio mica. Buonasera. Buonasera. Ciao. Cosa ti stavo dicendo? Hai avuto il mio messaggio? Chi? Avevi dei dubbi? Diverso da te. Quell'uomo a scuola. Grazie. Un custode. Da quando ti diverti in ferro? Mi ha chiesto se sei mia madre. Da quando non mi riesci? Cosa ne hai risposto? Di no, la verità. Per uno che non ha niente da fare, è più occupato di una formica per anni. Ma dove passi le giornate? Vado in giro. Dove? Un po' più qua. Scienze oggi? Sì, ma avevi detto che la facevamo insieme. Facciamo stasera? Stasera non ci sono, lo sai. Allora adesso? Adesso non posso, tra poco arriva uno. Facciamo domani. Ma domani c'era Dante, mi doveva interrogare a pranzo. Stiamo insieme tutta la notte, facciamo sia d'arte che scienze. Lo leggi con me? Sì, lo leggiamo insieme. Sei contenta? Resti qui o vai di là a vedere la televisione? Vado di là. Di cosa? Di sigarette e di dopo barba scadente. Visto che non dormi, vieni a lavarmi la schiena. Allora non me lo vuoi dire come ti chiami? Caterina. Grazie. Tanto lo sapevo già. Sento la maestra che ti sgrida per il ritardo. Perché non gli regali un orologio a tua sorella? Ehi, sto scherzando. Non ci sarei mica offesa. No. Io comunque mi chiamo Giovanni.
Quanti anni hai, piccola? 17. Allora sei già una donnina. Ce l'hai il ragazzo? No. Come? Una ragazza carina come te? Dai, chissà quanti spasimanti avrai a scuola. No. Dio, come sei timida. Ma lo capisco, davvero. Anch'io sono timido. Parlo un po' più di te, ma se devo... Perdonami, andiamo. Scusi il disturbo. Non mi ha disturbato affatto. Arrivederci. Arrivederci. Dai, ora di studiare. Che c'era oggi? Scienze. Prepara il libro e togliti quello del reggiseno. Questa è la Terra, ferma qui. Questa è la Luna che ci gira intorno. Questo è il Sole. E questo è un pianeta. Tu fai finta che sono cinque. Ora, se girassero come dice Tico, la Luna e il Sole intorno alla Terra, però i pianeti intorno al Sole, le orbite prima o poi si incrocerebbero, giusto? Sì. E allora Tico si è inventato che le sfere celesti non sono materiali. E che cosa sono? Non lo so, ma non materia. Va bene, 10 lode. Ti piace Tico, eh? Ma non più di tanto, mi piacciono di più Copernico e Galileo. E Keplero è il mio preferito in assoluto. Va bene, adesso vai avanti. Aspetta un secondo, ti volevo far vedere una cosa. Cosa? Una poesia di John Donne.